nostre Bibbie, abbiamo le nostre Bibbie nell'Evangelo di Giovanni, Evangelo di Giovanni capitolo 10, leggeremo un solo versetto della parola di Dio, Evangelo di Giovanni capitolo 10, il versetto 11. Amen, il Signore sia lodato. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Vediamo all'interno di questo capitolo Gesù che si definisce porta dell'ovile e si definisce pastore delle pecore. Gloria al nome del Signore, perché la definizione di pastore, tra l'altro accompagnato dall'attributo buon, ci fa comprendere cosa in realtà rappresenta il Signore per ognuno di noi. Il Signore rappresenta qualcosa di meraviglioso che noi dobbiamo necessariamente considerare questa sera insieme. Cristo è il pastore. Egli è la guida, egli è, fratelli cari nella grazia, amici che ci seguite, è colui che è dinanzi a noi e ci guida in ogni dove, è colui che è dinanzi a noi e ci accompagna per mano nel nostro cammino spirituale e immateriale. Ora, in questo mondo possiamo cogliere l'esistenza di tante guide, di tanti leader, in questo mondo possiamo cogliere veramente tante personalità anche imponenti che in un certo senso cercano quanto più possibile di essere di dare dei consigli approvati dalle persone, di dare delle guide, di essere delle guide per tante persone, ma se una guida umana può essere fallace, può durare un certo tempo, il Signore è la guida perfetta. Perché egli è eterno e nella sua pastura egli dimostra perfettamente ciò che egli è. Gesù è il buon pastore. Gesù è il buon pastore. Sapete, la rappresentazione di tutte le caratteristiche del buon pastore, la rappresentazione di queste caratteristiche sono ben definite in maniera veramente esaustiva nel libro di Isaia capitolo 40 versetto 11. È scritto così nel libro di Isaia capitolo 40 versetto 11: come un pastore egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, condurrà le pecore che allattano. Gloria al nome di Dio, perché questo versetto, queste caratteristiche descritte all'interno di questo versetto sono caratteristiche proprie di Gesù, sono caratteristiche proprio del Signore, colui che governa con la potenza di un re, è lo stesso che guida e sfama il suo popolo con la benevolenza di un pastore. È Gesù. Queste caratteristiche sono proprie di Gesù. Come un pastore, gloria al nome di Dio, egli pascerà il suo gregge. Sì, perché Gesù ci nutre. Egli, nonostante le varie vicende che possono accadere intorno a noi, nonostante tante volte veramente accadono determinate cose, ecco, che ci devono necessariamente chiudere in casa. Alcuni non possono lavorare, altri non possono, insomma, interagire con altre persone, ed è difficile una situazione del genere, ma Dio porta avanti la sua opera. Dio garantisce la sua parola sempre e comunque per il suo popolo, per l'umanità intera. Egli continua a parlare, la sua voce si fa udire anche in questi momenti. Egli è colui che pasce il suo gregge, raccoglie gli agnelli in braccio. Gloria al nome del Signore, egli li accoglie tra le braccia. E questa rappresentazione di questo pastore meraviglioso, di Gesù che prende gli agnelli nelle sue braccia, ci manifesta l'amore,
La consolazione di Gesù in ogni prova, in ogni difficoltà, in ogni sconforto che noi possiamo affrontare nella nostra vita. Egli ci accoglie nelle braccia della sua potenza e nella nostra debolezza si manifesta perfetta la sua forza. È bello quel verso che dice: sotto di te ci sono le braccia eterne. Sotto di te ci sono le braccia eterne e tu non puoi cadere perché sei nelle braccia del tuo Signore, del Pastore, di Gesù. Gloria al nome di Dio. È sempre in questo verso che rappresenta e coglie tutte le caratteristiche del Pastore. Li porterà sul petto. Vedete, questo amore indefinito, indefinibile, infinito ed eterno che manifesta il Signore verso il suo popolo, li porterà sul petto. Questo ci fa comprendere come il Signore ci stringe a sé. Egli non è un Dio lontano e disinteressato, egli è un Dio vicino a noi. Egli ci fa partecipi del suo amore, sì, perché ci avvicina al suo cuore, ci avvicina al suo petto, ci avvicina al suo cuore, che rappresenta lo scrigno del sentimento d'amore che egli manifesta all'umanità intera. Egli ci avvicina al suo cuore, egli ci permette di percepire i battiti del suo cuore, egli ci permette di ascoltare i battiti del cuore suo, affinché noi possiamo essere consapevoli e possiamo percepire l'infinità e l'eternità del suo amore verso di noi. Dio è buono, Dio è grande, egli è il buon pastore, il nostro Gesù è il buon pastore. Egli li porterà sul petto, è scritto. E questo ci rappresenta come il Signore è buono, come il Signore è un Dio d'amore. Egli non si allontana da ognuno di noi. E poi è scritto: condurrà le pecore che allattano, i piccoli, i deboli, coloro che sono affranti, coloro che sono stanchi. Ma lo stesso Gesù ce lo dice: venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, e io vi darò riposo. È quello che Gesù fa nella nostra vita. Egli guarda colui che è debole e spossato, egli guarda l'affranto, egli guarda colui che è umile, egli guarda colui che è lontano, egli guarda colui che è solo, ed egli ci accoglie tra le sue braccia, e proprio a quegli agnellini che sono più deboli egli dà il riposo, egli dà la pace, dà la quiete. Gesù è il buon pastore, colui che ci guida in ogni decisione, colui che ci guida in ogni scelta che noi facciamo, colui che guida il popolo suo in ogni dove. Nella parola di Dio è scritto che Israele nel deserto non era da solo, ma la sua guida era la presenza di Dio rappresentata nella colonna di nuvola e nella colonna di fuoco che si poneva dinanzi a loro. Gesù funge nella stessa identica maniera per il suo popolo oggi. Egli è dinanzi a noi. Egli è dinanzi a noi. Ed egli guida le tue scelte, le tue decisioni, egli guida la tua vita. Ed egli dice: io ti porterò per mano. Tu hai un padre a cui poter affidare la tua vita. Egli ti condurrà per mano come fa un papà verso il suo figliuolo. Noi vogliamo veramente considerare quello che Gesù rappresenta per farlo nostro. Sì, perché è necessario che si realizzi la vita per poter realizzare Gesù come pastore. Davide ad un certo punto nella sua vita, ormai nell'avanzare dell'età, ebbe a scrivere: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Davide vedeva in Dio la sua guida, vedeva in Dio il consolatore, vedeva in Dio colui che pasceva il suo gregge, il popolo di Israele, vedeva in Dio colui che curava la sua anima, vedeva in Dio colui che lo abbracciava, colui che lo portava in braccio, vedeva in Dio colui che poteva fargli ascoltare i battiti del suo cuore, il suo infinito amore verso di lui. Davide vedeva in Dio il suo pastore. E considerando questa figura straordinaria e meravigliosa,
Ad un certo punto egli esclama: nulla mi manca, sì, perché tutto ti può mancare materialmente, le ricchezze di questo mondo, i beni di questo mondo, siano essi materiali o siano essi affettivi, puoi sentirti solo, ma Dio è vicino a te e se tu fai del Signore il tuo pastore nulla ti manca, perché il tuo cuore è pieno della presenza di Dio. Signore, noi vogliamo che tu sei il nostro pastore, vogliamo realizzarti come Davide realizzò, che tu sei il nostro pastore e non ci manca nulla. Al versetto 11, è scritto: il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Sì, è così. Perché noi da questa verità che Gesù è il nostro pastore traiamo il fatto, la conclusione che Gesù ci protegge. Traiamo la conclusione che facciamo parte della famiglia di Dio. Perché se Gesù è il nostro pastore, noi facciamo parte del gregge del Signore. Ma Gesù è colui che ha dato la vita per le sue pecore, ha garantito all'umanità di essere parte del gregge che egli cura. Perché egli ha dato la sua vita alla croce. Sì, Gesù si è donato alla croce per ognuno di noi. Egli ha donato la sua vita alla croce per ognuno di noi. Egli ha donato il suo sangue versandolo alla croce e questo ha garantito motivo per il quale tante anime che vivono lontano da Dio, l'umanità intera, se si arrende nelle sue mani, può accedere al gregge del Signore, può far parte, essere enumerato nel gregge di Dio. Dio perciò, il Signore perciò ha dato la sua vita. Egli ha dato la sua vita per essere tuo pastore, ha dato la sua vita affinché tu potessi avere la vita eterna. Sì, perché in questo mondo noi possiamo dire, e lo affermiamo con certezza, che tanti vivono ma sono morti. La vera vita non è quella che viviamo materialmente, perché questo mondo prima o poi finirà. La vita è quella che Gesù mette nei cuori quando egli entra con la potenza del suo amore, con la sua presenza invade i cuori, egli permette a noi di ottenere vita, quella è la vera vita. E Dio ci porta in quel modo, se noi realizziamo Gesù, se noi accettiamo il Signore nella nostra vita, ci porta dalla morte alla vita. Ci porta all'interno del suo gregge. E ci fa godere delle benedizioni della pastura che egli stabilizza per le sue pecore. Ci sono tante personalità importanti, che si sono avvicendate nei secoli, ma c'è un uomo, vero Dio, vero uomo, Gesù Cristo il Signore, il Re dei Re, il Signore dei Signori, che si è fatto umiliare, ha donato se stesso alla croce versando il suo sangue, è morto e risuscitato ed egli alla croce nella sofferenza e nel dolore vedeva il tuo cuore, vedeva la tua anima, vedeva proprio te che adesso stai ascoltando la parola di Dio e vedeva te e pensava nella sua infinita onniscienza a te che un giorno avresti dato la vita nelle sue mani. Bene, Dio non è cambiato, egli non cambia, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno e la sua grazia non si è esaurita. Il Signore vuole salvare la tua vita, il Signore vuole stabilizzare la tua vita nel suo gregge, il Signore vuole darti pastura, vuole farti godere di quelle cose di cui abbiamo parlato. Cogli l'occasione, non aspettare a domani. Cogli l'occasione che il Signore ti dà, cogli l'occasione che Dio ti ha dato. I tempi sono duri, stiamo vivendo gli ultimi tempi. Ebbene, questa è l'occasione giusta per dire: Signore, tu hai dato vita affinché io potessi essere in vita e potessi essere numerato all'interno del tuo popolo, del tuo gregge. Permettimi, Signore,
di realizzare totalmente la tua pastura, di realizzare la tua pastura affinché io possa considerare, realizzare che niente mi manca con te. Noi ringraziamo il Signore e vogliamo dare gloria al Re dei Re e il Signore dei Signori. Dio ci benedica.